Allora, il video l'ho registrato troppo tardi, ma questa è la terza serie, perché ci saranno altri video di Rocket League. La serie che mi piace di più è quella di Strike, sì, certo, ma ci mette 7 ore a scaricarsi. Questa è la mia seconda. E quindi spero che vi piaccia il primo episodio che durerà quanto dura. E per il secondo episodio diciamo che dobbiamo almeno arrivare ai 4, 3 like. Quindi questo video dovrà raggiungere i 3 like per il secondo episodio. E ve lo lascio ascoltare. Quindi da quello che ho capito, il re ratto, credo, aveva perso la battaglia contro i rane. No, prima aveva vinto per dispersa. Non sto capendo, facendo confusione. E noi che saremmo quel topo, credo, dovremmo combattere le rane. Ok, ma sto gioco è violento sulle rane, in tutto ciò. Allora, ci siamo. Ecco qua. Questo si chiama maleducato. Maleducamento. Posso muovermi? No. Che figata! Cioè, non volevo dire che proprio che figata, ma che bello! Sto gioco è praticamente a suoni. When his squire woke him with this god-awful noise, the young prince was dreaming about this day. Just like he had for Dovrei months. andare qua. Ok, Now he was che here, do. Ok. Va bene. Cosa c'è? Oh. Si vede proprio che non so giocare. Questo. Sono pronto, signor capitano. Mi sto già scaricando il telefono, quindi mi sa che questo video durerà meno il previsto. Ci dovrei seguire, ma anche no. Non fidatevi, io non so completamente giocare, sto facendo cose a caso. Capito? Mi sono seduto, scusa. No. Scusa, ho già fatto quella parte sedendomi. Scusa, quelli sono dei checkpoint, non me l'hai spiegato. Non era specificato nel pacchetto. Quello è il mio cugino. Perché ci sono dei ratti? Ah, è vero. È normale, si chiama Taglius Ophiron. Taglius vuol dire topo? Ophiron vuol dire di ferro, topo di ferro. Non sto capendo. All the prince had ever wanted was to prove worthy of his father's crown. He might be the smallest brother, Vabbè, questa parte ve la taglio perché è una noia totale, quindi ci vediamo tra, non lo so, una mezz'oretta. E rieccoci. Ho rincominciato, ovviamente, tutta quella parte era molto noiosa, anche se non sapevo cosa fare. Ok, quindi devo cliccare O? Ok. Comunque in realtà si vede che uso la PS5. Aia. Come si mette lo scudo? Ah, così si mette lo scudo. L'ho parata tutta. Ah, ho lo scudo più potente. Ok. Che figata, pari colpi.
si vede proprio che non so fare questo attacco. E comunque questo è l'attacco più semplice secondo me. No? Che devo fare? Devo tenerlo premuto! La vita. Sto morendo. L'ho appena scoperto ora. Fidatevi che prima non sapevo questa cosa. Ecco perché c'è questo. Buongiorno, salve, sono pronto a batterti. Cioè, se non avete capito, la parte in cui tagliato dovevo mangiare gli avanti sì, di mio fratello, quel maledetto, io ti ammazzo. Anche se si chiama Dennis, io lo ammazzo comunque. Anche se non so giocare. Ma signori, chi siamo noi per giudicare? Devo cliccare questo, ok. Ok. Grazie per il consiglio inutile. Cioè, scusa, questo è un consiglio inutile. Ma che serve? Grazie, grazie. Ne voglio andare. Ma io devo diventare re o sbaglio o qualcos'altro? Comunque quello in realtà dovrebbe essere mio padre, re Rattus. Si vuole entrare, dai! Che sfiga di avere un fratello così. È davvero una sfiga. Vabbè, tra due minuti il video mi sa che finirà. Questi rumori non esistono. Sì, esistono. Sono pronto. Ho imparato tutto dalle tecniche di quel manichino. Il manichino mi ha insegnato tutto. Tu non puoi più niente. No. L'attacco più facile lo paro con facilità. Ricordate, 3 like per l'episodio 2. Ti sfondo! E dai che voglio andare avanti! Furia del topo! Ok, basta. Hai rotto. Il manichino mi ha insegnato le tecniche di arti marziali di Naruto. Ora sono Naruto stesso. Mi duplico. Aia, t'ha fatto male. Comunque scherzo, il video dura almeno 12 minuti. Finalmente diventa re dopo una lunga combattita. Ma allora vi odio. Perché dovete attaccare ora? Rane? Cos'è quella rana con lo scudo? Non ero preparata a questo! Ce la posso fare? Ma lo scudo non parla niente!
Fatemi andare, via! No, no, non è possibile! No! Addio, amici! Antonio morto dopo 2 anni. Un topo morto. Ma è successo il macello! Chi è sta persona? Perché c'era una guardia sopra di me? Una spada! Posso andare? Vediamo che non mi voglio fare tutto da capo, per favore. No! Aia! Che strani attacchi che fanno. Devo scappare. E vabbè, per oggi è tutto. Da il ratto Antonio. Ci vediamo al prossimo episodio, ovviamente se arriviamo a 3 like. Quindi iscrivetevi al canale e lasciate like e attivate la campanella. Cosa che non ho mai detto, ma voi dovete attivare la campanella per avere notifiche dei nuovi video. E ciao!